ascoltati su Saiche Web TV. Condividiamo con voi le realtà del nostro territorio, ovvero della regione Puglia. In questo splendido periodo natalizio vi facciamo vedere i presepi artistico-artigianali e oggi siamo a casa di Tonino Caforio insieme al suo amico di bottega Marino De Tommaso. Tonino, da quanti anni ti dedichi a fare il presepe? Dall'età di 5 anni ho iniziato a fare i presepi con mio padre. A una casa che abitavamo, eravamo 10 persone e di da allora mi sono affezionato a fare i presepi e basta. Marino, e tu da quanti anni che ti dedichi a fare il presepe? Allora, ciao a tutti, anch'io come Tonino e tutti quanti che viviamo nei paesi abbiamo il Natale come festa tradizionale, abbiamo iniziato a fare i presepi in casa da piccoli. 4 anni fa ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere Tonino e insieme condividiamo anche questa passione, quindi da 4 anni realizziamo presepi artistici, artigianali, sempre a casa del maestro Tonino. Bello! Che tipo di materiale avete utilizzato? Tutto lo scorte della falegnameria ho realizzato le porte ai presepi. I materiali utilizzati per realizzare i presepi, come diceva il maestro, sono gli scarti della falegnameria per quello che riguarda la parte in legno, le porte, le finestre, poi magari in particolare si potrà vedere anche l'arredo, è stato realizzato da Tonino, quindi abbiamo cercato di portare più la realtà. Per quanto riguarda l'esterno abbiamo usato la malta che si usa nell'edilizia normalmente, materiali vegetali, quindi piante, fiori, terreno vero, il pavimento, le chianche, abbiamo cercato di riprodurre le chianche usando lo stesso il cemento e poi finemente pittate e quant'altro. E quanto tempo avete impiegato per realizzarlo? Abbiamo iniziato entro il mese di ottobre e abbiamo finito il giorno dell'Immacolata. Qual è il particolare di quest'anno che vi piace maggiormente? Allora, a me in particolare, visto che abbiamo riprodotto una masseria locale, quello che piace tutto il contesto, ma in particolar modo gli arredi realizzati tutti in legno dall'amico Tonino e che sono una fedele riproduzione dei mobili che si usavano anche, diciamo, negli anni 50, gli anni 60, che sono gli anni in cui il maestro ha iniziato la sua avventura con i presepi. State già pensando al presepe 2021? Dovete sapere che il maestro Tonino Caforio per tradizione l'8 dicembre vuole che il presepe sia già pronto. Quando scade l'8 dicembre a mezzanotte, il 9 dicembre inizia già a dirmi l'Immacolata è arrivata, riferita all'Immacolata dell'anno successivo. Quindi significa che per 52 settimane, ogni giorno, 2 o 3 volte a settimana, l'Immacolata è arrivata per dirmi preparati a rifare il presepe. È lui che decide che tipo di presepe e quant'altro. Però questo fatto Immacolata Varvata mi porta proprio all'esaurimento e alla fine condivido con lui la sua passione, la sua voglia di realizzare il presepe. Ho visto un particolare in questo presepe che è come se fosse a una dedica. È vero? È dedicato a qualcuno? Sì, è dedicata a mio nipote Mattia. Thank you.
È veramente bello questo presepe, con quel particolare, se avete notato anche voi, nel salone la foto di Mattia, a cui è dedicato questo presepe quest'anno. Ringraziamo tantissimo Maestro Tonino e Marino per loro disponibilità, è stato veramente molto interessante. Grazie a voi e auguri buon Natale a tutti. Allora, un ringraziamento va a Psyche Web TV, a Pino, a Valeria, che oltre ad essere bravi, siamo amici da vecchia data. È l'occasione, come si suol dire, di augurare un buon Natale, buone feste, anche vista la situazione particolare che stiamo vivendo, a tutti quanti. Grazie e di nuovo grazie a Pino e Valeria. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace e iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e ovviamente condividete questi video di presepe con i vostri amici. Sai che può interessare o coinvolgere anche te!